Vai, 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 che ci siamo. Ok. Facciamo una torta oggi soffice perché è tipo multistrato, no? Abbiamo una parte soffice e leggera, a base di yogurt, proprio da colazione. Poi abbiamo invece una parte succulenta, marmellatosa, a base di albicocche. E poi invece sopra abbiamo questo crumble croccante a base di mandorle che gli dà quel tocco, no? Per non farci annoiare quando noi la mangiamo. Anche se in realtà penso che non ci annoieremo perché è veramente una bomba. Io direi che potremmo procedere con la spiegazione di tutti gli step per realizzarla. E poi diamo il taglio, vi faccio vedere come dentro, vi faccio proprio vedere quanto è soffice e quanto è carina. Dunque, vi spiego come ho fatto a realizzarla. Ho cominciato dal crumble, che è la parte diciamo più croccante di questa torta, no? Come ci siamo detti. Sono partito dalle mandorle, pelate o anche con la buccia è indifferente. Le ho tritate con il coltello abbastanza grossolanamente, teniamole da parte. Ora facciamo proprio il crumble in sé, l'impasto. In una ciotola ho messo farina, burro freddo e zucchero. E ho cominciato a sfregare bene questi ingredienti tra le mani fino ad ottenere queste briciole carine e omogenee. Aggiungo adesso il trito di mandorle, amalgamo ancora e tengo da parte. Uova. Possiamo usare sia un frullatore che uno sbattitore elettrico che le fruste a mano e un cucchiaio di legno. Quindi penso che ne abbiate abbastanza, no? Come possibilità di scelta degli elettrodomestici, dei macchinari, dei marchingegni per farla. Ok, tre uova, zucchero, pizzico di sale, si mixa molto bene, velocità media, per circa 40-50 secondi. Poi aggiungiamo olio di semi, che però prima è stato mescolato con scorza di limone e un goccino, io ci ho messo di aroma di essenza di mandorla amara. Se non la trovate, andrà benissimo anche il liquore all'amaretto oppure anche niente se non vi va. Quindi si mescolano questi ingredienti assieme all'olio e poi l'olio si aggiunge alle uova. Si mescola ancora, si fa andare ancora allo sbattitore per circa 30-40 secondi anche in questo caso. Poi aggiungiamo lo yogurt e il latte e anche stavolta si fa andare per circa 30-40 secondi. È molto monotona, però facile. Passato questo tempo si mescolano, anzi non si mescolano neanche, non bisogna neanche setacciarle, si aggiungono proprio semplicemente farina, io ho usato una farina di tipo 1, ma volendo potreste usare anche la classica farina bianca, e tra parentesi se volete al posto dello zucchero bianco potreste usare quello di canna. Aggiungo anche la bustina di lievito e la fecola che darà ancora più sofficità a questa torta e leggerezza. Diamo un'altra mixata e l'impasto è pronto. Ora prendo circa 4 albicocche, io ne ho usate 4, poi vedete voi, 4 albicocche secondo me è la giusta quantità, le taglio a pezzetti e le aggiungo alla torta. Queste qua probabilmente affonderanno nella torta, ma a noi piace, anche se le albicocche in realtà sono anche un po' sulla base di questa torta, no? Fatto questo passaggio, metteremo l'impasto in una tortiera che prima ho imburrato e oleato con carta forno, da 26 centimetri di diametro. Secondo me questa è la misura perfetta per avere una torta della giusta altezza. Siccome noi non siamo abbastanza golosi, altrimenti ho pensato di aggiungere anche della confettura di albicocche, circa 3 cucchiai, messi in modo omogeneo sulla torta. Poi state là a essere troppo precisi. A questo punto albicocche le ho prese, le ho tagliate a metà e vi do un consiglio, io non vi so dare una quantità in questo caso perché poi dipende un po' dalla grandezza, mettetene il più possibile perché più ci sono albicocche più la torta è buona. Mettiamo bene adesso il crumble che abbiamo fatto in precedenza sulla torta, lo cospargiamo molto bene in modo omogeneo e poi andiamo in forno, 180 gradi, modalità statica, ripiano centrale per circa un'ora. Ovviamente la tempistica di cottura cambierà in base al forno. Calcolate circa un'ora e poi fate la prova a stecchino. La fate raffreddare completamente, magari coprendola con un canovaccio. E adesso vi faccio vedere il taglio e questo gioco di consistenze. Innanzitutto facciamo vedere bene quanto è morbida e soffice perché fa quasi impressione. Adesso mi avvicino col microfono per farvi sentire. Allora. E poi è bella umida dentro, la colazione in estate questa qua è molto gradita.
qua abbiamo la parte più croccante. Adesso invece qua dobbiamo andare giù pian piano perché ovviamente è bella morbida e soffice, umida. Guarda, guardate che meraviglia, guardate che roba bella. Come al solito abbiamo fatto le foto, arriva notte, quindi è meglio che procediamo prima che venga proprio buio. Venite qua che vi faccio vedere che non ho neanche la forchetta. Allora, ci siamo detti, no? Parte soffice qua. Qua invece abbiamo la parte più morbida e fruttosa, quasi una marmellata, e qua invece sopra il crumble. Adesso assaggiamo così brutalmente. Mi fa impazzire questo gioco di consistenze, vi giuro. Vi dico l'ultima cosa importante prima di chiudere il video, ossia che se la vostra frutta risulta un pochino così acerba, non è molto matura, io vi consiglio di metterci sopra, prima del crumble, un po' di zucchero. Vi invito ovviamente a farla perché merita tantissimo. E se vi va, taggatemi su Instagram o su Facebook, insomma sono particolarmente contento di ciò, anche perché così riesco a vedere quello che avete fatto. Vi lascio come al solito altri due video qua, iscrivetevi al canale e qua sotto invece c'è il collegamento con il blog, e iscrivendovi al canale e attivando la campanella anche, oltre che a sostenermi, rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Vi mando un abbraccione e come sempre vi ringrazio per essere arrivati fin qua. Ci vediamo lunedì con un nuovo video. Adesso io continuo a pappare. Yep.